Benvenuti amici in questo nuovo video. Sarà un video diverso, io avrei bisogno di un po' di luce. Luce prego, oddio troppo. Allora, questo video voglio provare a farlo come una vera youtuber. No, perché in questi giorni ho guardato un po' di video di Valerie Fitness e di Stay Serena. Ragazze che adoro e che insomma vorrei cercare di... Cioè, non dico che voglio andare in giro a provare tutti i posti di mangiare perché non ho il tempo. Oppure... insomma, fare il loro genere di video, ma riuscire a parlare e farvi vedere una giornata tipo oggi, che appunto è sabato 15 febbraio, e voglio portarmi con me in questa giornata senza impostarla solo sul cibo, ma portandovi proprio fisicamente, tra virgolette, nella mia giornata. E oggi andremo ad arrampicata, quindi voglio finalmente farvi vedere arrampicata. L'idea quindi è, stamattina siamo in casa, vi faccio ovviamente vedere quello che mangiamo, voi di portarvi oggi pomeriggio, andiamo nel primo pomeriggio ad arrampicata, farvi vedere come svolgiamo il nostro riscaldamento ad arrampicata e poi come arrampichiamo. Spero vi possa piacere, spero io di riuscirci, è tutta la settimana che ci penso, dico lo devo fare. E adesso è ora di colazione, sono le 9:15. Preparato la colazione, super veloce. Super nutriente, super piena. Abbiamo cereali integrali sotto, yogurt greco al 2% che è molto più buono di quello zero, un po' di mela, un po' di banana, un po' di mandarino e cioccolato fondente sciolto e in più scaglie di cocco di bulk powders. Le potete acquistare sul loro sito, vi lascio il link in info box. Qui abbiamo caffè americano e in più integrazione di vitamina. Se non vi ricordate, ve lo ricordo io assumevo fino a settimana scorsa la maca come integratore per i vuoti energetici. Ho finito il mese e adesso faccio pausa, poi magari prenderò fra un mese o due, e ho lasciato un post su Instagram per chi non mi seguisse. Io mi chiamo Diet But Lifestyle e mi trovate facilmente. Anche se non avete Instagram, comunque potete andarci tramite Google e trovate comunque tutti i miei post e potete seguirmi anche in questo modo. Ho raccontato un po' di nuovo le proprietà della maca e di come mi sono trovata io. E niente, ora faccio colazione e sto guardando... Vabbè, detto così, cosa sto guardando? Sto guardando il nuovo Terminator e vi dirò, sembra prometta bene. Mio padre ha detto che invece non gli è piaciuto tanto, però noi siamo fan di Terminator, li ho visti tutti da piccola, voi li avete visti, fatemelo sapere nei commenti. Oggi mi sa che per pranzo mi farò un pochino di riso e del tempeh e un po' di insalata a fianco, perché ultimamente ho una gran voglia di insalata e ho preso il tempeh ieri, una mazzata, 3 euro, infatti lo prendo proprio raramente, però non mi dispiace. A differenza del tofu, il tempeh, perché comunque sono tutti due derivati dalla soia, è più acetoso. Sì, mi dà quella sensazione, non so se l'avete mai provato il tempeh. Comunque, volevo raccontarvi una cosa. Appena finito di vedere innanzitutto Terminator e mi è piaciuto. È consigliato. Ho fatto un attimo fatica a capire i viaggi temporali che hanno fatto le persone. Però mi è venuta una gran voglia di vedere gli altri Terminator di nuovo. Quindi adesso ricomincio a dirvi una cosa. Avete presente, cioè non lo so se avete presente, io soffro di iperidrosi. Ne ho parlato in un video, ve lo lascio magari linkato qua il video. E solitamente comunque l'iperidrosi si manifesta notevolmente e in estate, ecco, quando inizia a venire il caldo io inizio a sudare, e soprattutto magari quando sto al computer, perché comunque mi riscalda molto il computer e io sudo ancora di più. Vabbè, vado fuori, non riesco a tenere bene la mano del mio ragazzo, a stringere le mani degli altri, e insomma un po' di cose, ma ne soffro ormai da 8 anni secondo me, sì, quindi sono anche abituata. Che quest'anno, principalmente da quando ho iniziato a lavorare, quindi io ho pensato che fosse molto collegato ai, magari insomma un po' più di ansia col lavoro, ai nuovi ritmi, però cioè non è che quando sono a lavoro sudo, cioè un po' mi capita, ma ho notato che nella vita quotidiana sto sudando veramente molto di più anche adesso in inverno. Vabbè che quest'inverno è stato molto meno freddo rispetto agli altri, però tipo prima stavo guardando Terminator e c'erano momenti molto di agitazione, che stavano per morire, dovevano sconfiggere il cattivo, io sudavo come una fontana. Solo che poi ho anche freschino in casa, quindi è un sudore freddo, è bruttissimo, perché mi devo asciugare ogni secondo. Poi tipo la sera gioco a casa, al PC, e inizio a sudare.
Però, cioè, non mi è mai successo in inverno, quindi mi dà. Cioè, era sopportabile quando, insomma, accadeva solamente in estate, ma adesso che accade anche in inverno è fastidioso, insomma. Comunque, volevo solo dirvi questa cosa qui. Sicuramente c'è un fattore emotivo dietro, però io sono tranquilla in casa, sono tranquilla mentre guardo un film, perché devo sudare così a cavolo? Vabbè, insomma, tutto questo per raccontarvi un'altra cosa di me, che comunque molti di voi sanno, però, insomma. Che due marroni che devo anche in inverno sudare così. Comunque niente. Tra un poco ci vediamo per il pranzo. Eccoci qua. Allora, 13:37, insalata pomodori con sale e aceto, pepe e riso basmati con parmigiano e olio. Non è del tutto veg, però vi dirò, il tempè non è male. Approvato. Provatelo. Siamo arrivati, vi faccio vedere un attimo, questa è la postazione dove facciamo il riscaldamento, faccio un po' vedere la nostra routine, e poi vi porto direttamente dentro con me, nella sala dove appunto ci arrampichiamo, e vi farò vedere qualcosina. Adesso stiamo aspettando gli altri nostri amici. Ah, che bella luce, vorrei avere sempre questa luce. Abbiamo impaninato le mani con un riscaldamento qua in parete, con un percorso facile, tra virgolette facile. Il colore del cartellino va in base alla difficoltà, noi per ora stiamo provando a fare le blu, quindi la bianca è quella prima. Però ci sono alcune bianche che sono ancora difficili. Allora, si parte giù e si va. E si usano solo le prese corrispondenti al colore. Toccato la pietra finale, quello è la fine del percorso. Bisogna vedere il numero corrispondente. Cerco di fare questa qua. Il cartellino è sempre bianco, la partenza doppia. Quindi parto così. Tu dopo, tu dopo, esatto. Ci incrociamo. Sì. Ok. Bravissima! Yes! Dai, ce l'hai! Ce l'hai! Dai, puntalo bene, puntalo, 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 non scendere! Puntalo bene! Dovresti salire un po' col sinistro, prova a salire un po' col sinistro, perché sei in basso nella presa, non in alto. Sì! Yeah.
toglilo l'audio però qua. Yeah, buttati. Oh, uno sarei così è morto. Abbiamo finito ad arrampicata, non ho ripreso tantissimo perché la batteria dura veramente poco e quindi insomma onde evitare che mi si spegnesse così, ho detto vabbè. Adesso stiamo facendo un po' di stretching, post arrampicata, abbiamo fatto più o meno 2 orette di arrampicata, 2 orette ovviamente non piene perché è molto stancante, bisogna prendersi i giusti riposi, forse noi ce ne prendiamo anche troppi. Quindi adesso un po' di stretching per allungare, molto importante dopo arrampicata, perché sennò vengo, cioè comunque c'è un forte stress per quanto riguarda braccia, bicipiti, spalle, quindi è opportuno fare del buon stretching ovviamente anche per le gambe. Siamo fatti la doccia, 8:20, non ho fatto merenda, siamo stati tutto il pomeriggio là, ho fame, vi faccio vedere cosa mangiamo. Allora qua, mega insalatona, per me e Brian, con pomodoro, insalata e mais. Qua c'è del riso, che ne ho cotto un sacco oggi, così ce l'abbiamo già, insomma per stasera per Brian ce n'è tanto. Poi per Brian ho fatto questo, che è uova, tipo un mega pancake. E mi faccio un po' di pollo io invece. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito. Fatemi sapere se ne volete altri simili ad arrampicata, cose così. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!